Buonasera e bentornati all'informazione locale di RTA. Domani è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Sono diversi i comuni del territorio che hanno posizionato o lo faranno proprio domani le panchine rosse, simbolo della lotta alla violenza. Domani, 25 novembre, è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Anche quest'anno sono state promulgate diverse iniziative. L'amministrazione comunale di Fornovo ha inaugurato con il consigliere delegato alle pari opportunità Anna Maria Berselli e l'assessore regionale Barbara Lori la panchina rossa nella piazza antistante il comune. Un messaggio di impegno da parte delle istituzioni contro la violenza. Alla cerimonia hanno partecipato il consigliere regionale Matteo Daffadà, le forze dell'ordine, polizia e carabinieri, gli agenti della polizia Bassa Valtaro con l'ispettore capo Giovanni Saviano e alcuni militi della Croce Verde Fornovese. Una panchina rossa, simbolo del ricordo delle vittime di violenza e monito a fare cultura contro la violenza sulle donne, sarà posata nella giornata di domani anche dal comune di Borgotaro, alle ore 11, all'inizio di Viale Libertà, nella piazzola all'accesso del ponte di San Rocco. Viste le disposizioni anti-Covid, ricorda il sindaco Diego Rossi, non è possibile prevedere un'iniziativa pubblica, ma l'amministrazione comunale vuole in questo periodo coinvolgere idealmente e fisicamente tutta la comunità in una costante riflessione sui temi del contrasto alla violenza di genere, un impegno da cui nessuno può chiamarsi fuori o ritenersi esente. Ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha già creato all'interno delle stazioni italiane 130 stanze dedicate alle donne vittime di violenza. Il Comando Generale dell'Arma Carabinieri e l'associazione che promuove la condizione femminile nel 2015 hanno siglato un accordo che prevede l'allestimento presso le sedi delle forze dell'ordine di ambienti protetti e dedicati all'ascolto delle donne che denunciano atti persecutori, maltrattamenti e ogni altro atto violento. Gli ambienti hanno un aspetto familiare ed accogliente, con l'obiettivo al momento della denuncia di avere un approccio riservato e un'atmosfera rassicurante nel momento delicato. Il progetto è stato chiamato Una stanza tutta per sé e prende il nome da un saggio di Virginia Woolf, in cui l'autrice afferma che una donna, per esprimere la propria indipendenza, deve poter avere, oltre all'indispensabile autonomia economica, una stanza tutta per sé. In Italia sono 130 le stanze allestite. Una di queste si trova presso la Compagnia Carabinieri di Parma e un'altra in fase di allestimento presso la Compagnia di Borgo Valditaro. La cronaca: tre extracomunitari giunti da Pontremoli sono stati fermati, sanzionati e rimessi sul treno dai carabinieri della Compagnia di Borgotaro. Altre tre persone sono state multate a Varsi e a Bore poiché si trovavano fuori dal proprio comune senza un giustificato motivo. Ancora sanzioni da parte dei carabinieri della Compagnia di Borgotaro a causa dell'inosservanza delle disposizioni per prevenire il contagio da Covid-19. A Varsi i militari della locale stazione hanno controllato una coppia proveniente da Modena che doveva trascorrere la serata da un conoscente in paese, per loro 400 euro di multa a testa. Sempre i militari della stazione hanno sanzionato con 400 euro un 18enne che, proveniente da Salso Maggiore, si stava recando a Bore per prendere un amico. I militari della stazione di Borgotaro hanno invece sanzionato tre giovani stranieri. Due sono stati controllati appena usciti dalla stazione ferroviaria provenienti da Pontremoli, da dove erano giunti per chiedere elemosina. Sanzionati sono stati rimessi sul treno e rispediti in Toscana. Il terzo, anche lui proveniente dalla Toscana, per effettuare vendite porta a porta. 1.200 euro il totale delle sanzioni elevate ai tre. Ed ora apriamo la pagina Covid. A ieri la situazione casi nel comune di Albareto è la seguente: positivi 12, persone in quarantena compresi positivi 19, totali casi da inizio emergenza 40, totale guariti da inizio emergenza 25, totale decessi da inizio emergenza 3.
La situazione evidenzia, sottolinea il sindaco Davide Riccoboni, un positivo in più generale rispetto a settimana scorsa. La buona notizia è che si è dimezzato il numero dei nostri concittadini in quarantena. Teniamo sempre comunque alta l'attenzione, questo vale ovviamente non solo per Albareto ma per tutti i comuni. Sono 204 i nuovi contagi da Covid-19 rilevati nella giornata di ieri a Parma e provincia, nessun decesso e un paziente in meno in terapia intensiva. Nel reparto Barbieri del Maggiore di Parma i pazienti ricoverati per Covid sono leggermente aumentati, ora sono 183, 160 positivi e 23 negativi ma ancora bisognosi di cure. L'età dei ricoverati varia dai 31 ai 96 anni. La curva dei contagi è stabile. Ed ora voltiamo ancora pagina. La risoluzione firmata tra gli altri anche da Matteo Daffadà relativa al settore ceramico risulta approvata nella seduta pomeridiana del 10 novembre scorso e non, come affermato dal consigliere regionale, ancora in fase di approvazione. Lo afferma in una nota il comitato L'Aria del Borgo che replica l'intervista andata in onda ieri sera sulla nostra emittente. Prendiamo atto con piacere che il consigliere Matteo Daffadà, forse per la prima volta da quando ci siamo costituiti, ha voluto rispondere alle nostre sollecitazioni. Ci dispiace però che il consigliere ci accusi di aver stravolto lo spirito della risoluzione, perché noi abbiamo semplicemente riportato quanto letto nel documento e facilmente reperibile in rete. Innanzitutto, diversamente da quanto afferma il consigliere, la risoluzione è stata approvata dall'Assemblea regionale nella seduta pomeridiana del 10 novembre, come si può leggere negli atti pubblicati sul sito istituzionale. Quindi non siamo noi ad aver scritto inesattezze, ma bensì il consigliere Daffadà, che evidentemente si è perso i lavori dell'Assemblea regionale. Se poi, come ha affermato lui stesso, la risoluzione riguarda il distretto di Reggio e Modena, perché prendersi la briga di firmare, unico consigliere di Parma, un documento che interessa principalmente altre province? Riguardo alle questioni di merito della risoluzione, come abbiamo già scritto, si chiede nero su bianco di semplificare e omogeneizzare l'iter di autorizzazione, come se il caso di Borgo Taro non avesse insegnato nulla, e di farsi carico di escludere il comparto dai costi delle emissioni inquinanti, prendendo a riferimento linee guida europee che risalgono al lontano 2007 e che sono ancora in fase di aggiornamento. È vero che la risoluzione tocca anche il tema della rete infrastrutturale, ma è solo uno dei punti del documento e non certo l'aspetto centrale, come sembra far intendere il consigliere Daffadà nella sua intervista. Noi abbiamo letto con attenzione la risoluzione, tanto da aver scoperto che è stata approvata ad insaputa del consigliere Daffadà e riteniamo che ulteriori semplificazioni autorizzative e sgravi economici per chi emette inquinanti in atmosfera senza un adeguato sistema di monitoraggio non possano certo definirsi richieste ambientalmente sostenibili. Autocarrozzeria Speedy Car via Primo Brindani 3 a Borgo Taro. Affida alla grande esperienza della carrozzeria Speedy Car la tua auto, furgone, autocarro o camion. Per noi dare l'antico splendore al tuo mezzo di trasporto è un vero e proprio piacere. Grande novità, servizio sanificazione auto con ozono e altri prodotti specifici. Servizio altamente professionale ed ecologico. In 20 minuti ti libera velocemente da virus, batteri e cattivi odori. Speedy Car, soccorso stradale 24 su 24. Speedy Car è convenzionata con le grandi compagnie assicurative. Allora vi diciamo, tutto meglio di prima. Telefono 0525 820113. Speedy Car, autocarrozzeria Borgo Taro, veloci e professionali. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere il Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Combek, costruzione meccanica da 35 anni a Borgo Taro in via Primo Maggio, con telefono 0525 97318.
Comeback, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti, Comeback, costruzioni meccaniche di diversa tipologia, Comeback, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Vuoi fare un regalo gradito? Vieni al caseificio Porcare Tambini a Borio di Bedogna ad assaporare i migliori prodotti della nostra montagna, dall'eccellente parmigiano reggiano di montagna nelle sue tre stagionature, 14, 24, 36 mesi, ai funghi della Valtaro, dalle spungate ai salumi tipici della tradizione di Parma e Piacenza, senza dimenticare gli esclusivi panettoni di alta pasticceria, i torroni artigianali, passando per la cioccolata, le mostarde, aceto balsamico, prestigiosi vini e tantissimi altri prodotti. Il tutto proposto in splendidi cesti e confezioni regalo della tradizione natalizia. Fai un regalo di qualità da ricordare nel tempo. Vieni al caseificio Porcare Tambini, ti aspettiamo. Dicembre aperto tutti i giorni. Telefono 0525 826154. La ditta Centro Serramenti di Del Nevo Riccardo a Borgotaro Parma da 40 anni sul mercato vi propone le novità più esclusive in termini di sicurezza su diversi tipi di serramenti, offrendovi come sempre un'ampia gamma di scelta tra porte scorrevoli, porte blindate, inferriate, persiane blindate in alluminio, tapparelle, zanzariere, porte interne laminate, laccate e legno massello, tettoie, pergolati, infissi in PVC, legno e alluminio. La ditta Centro Serramenti di Del Nevo Riccardo vi offre anche servizio di restauro di persiane e finestre e vi aspetta per consigliarvi al meglio con tutta la sua esperienza. Ditta Centro Serramenti di Del Nevo Riccardo, Via della Libertà 43, Borgotaro, Parma. Telefono 0525 90324. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi. La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Valditaro. Telefono 0525 97447. 9 miliardi di euro in più rispetto a quest'anno saranno investiti nel settore della sanità pubblica. Lo ha deciso la Regione Emilia-Romagna, che li ha stanziati nel bilancio di previsione 2021 e pluriennale al 2023. La Regione Emilia-Romagna stanzia oltre 9 miliardi di euro per il prossimo anno, 600 milioni in più rispetto a quest'anno, con investimenti già programmati per più di 340 milioni nel biennio sulla pubblica sanità. Uno stanziamento per uscire dall'emergenza nel minor tempo possibile e potenziare servizi e medicina del territorio. La rete socioassistenziale dedicata agli anziani e alle persone con disabilità gravi e gravissime potrà contare sul fondo regionale per la non autosufficienza fra i più alti nel paese, che sale dal 2021 a 457 milioni di euro. Questi i contenuti del bilancio di previsione per il prossimo anno e pluriennale al 2023 della Regione Emilia-Romagna, approvato dalla Giunta guidata dal Presidente Stefano Bonaccini e ora all'esame dell'Assemblea Legislativa, dove inizia l'iter nelle commissioni che porterà al voto finale in aula a dicembre. Una manovra complessiva da 12 miliardi e 484 milioni di euro, di cui oltre 9, come dicevamo, per la sanità regionale. Rendere ancora più forte la nostra sanità pubblica, recuperare ogni posto di lavoro perso e crearne altri di qualità. Tornare ad una crescita forte e sostenibile, basata su innovazione, ricerca e alta formazione, in grado di riportarci al pari delle aree più avanzate d'Europa e del mondo, come avevamo fatto negli anni precedenti la crisi. Questi, sottolinea il Presidente della Regione Stefano Bonaccini in un comunicato, sono gli obiettivi cui puntiamo con il nuovo bilancio. E facciamo scelte che guardano ai territori e alle imprese, alle famiglie, in particolare ai giovani, che tanto stanno pagando questo momento. Diciamo a tutta
la nostra comunità regionale che anche in questo momento difficilissimo vogliamo guardare avanti, che nessuno sia lasciato solo, che possiamo tornare a crescere. La forza di questa regione è sempre stata quella di saper affrontare insieme i problemi, conchiude Bonaccini, e insieme vogliamo fare la strada che abbiamo davanti. Confermata l'esenzione dal ticket nazionale da 23 euro sulle prime visite per le famiglie con almeno due figli, misura unica in Italia, avviata in Emilia-Romagna dal 1 gennaio del 2019 con 8 milioni e mezzo. Il fondo regionale per la non autosufficienza arriva a 457 milioni di euro, tra i più alti nel paese sia nel 2021 che nel 2022. Per gli investimenti sanitari disponibili 340,5 milioni di euro per il 2021-2022. Per le politiche educative 31,2 milioni vanno ai servizi da 0 a 6 anni, mentre 11 milioni serviranno per sostenere le famiglie in difficoltà per pagare l'affitto. Oltre alla sanità, per interventi nelle zone montane che interessano al nostro territorio, sono stanziati 15 milioni di euro nel triennio, 5 milioni all'anno, rifinanziato con altri 10 milioni di euro il bando per l'acquisto o la ristrutturazione di case nei comuni appenninici a favore delle giovani coppie dopo il grande successo del primo. Confermato il taglio dell'IRAP per imprese, artigiani, commercianti, professionisti e autonomi nei comuni montani. Stanziati 24 milioni, 12 nel 2021 e 12 nel 2022. Ai comparti di turismo e commercio vanno quasi 93 milioni di euro. Tra le altre misure, compreso il sostegno alla ripartenza di tutti i settori, dall'Appennino alle città d'arte, si aggiungono i fondi per i progetti di riqualificazione del fronte spiaggia nei comuni del distretto della costa, operazione di grande valore anche dal punto di vista della sostenibilità. Infine, per il settore agricoltura è stata avviata col governo la trattativa per il recupero di 60 milioni di euro già anticipati dalla Regione. Dal bilancio regionale stanziati 41,3 milioni per il prossimo anno, cui si aggiunge la vasta programmazione di fondi europei. Al programma di sviluppo rurale sono destinati 25,7 milioni di euro. L'ufficio postale di Compiano inizierà giovedì 26 novembre il pagamento delle pensioni del mese di dicembre. In quel giorno saranno pagate le pensioni a coloro che hanno i cognomi dalla A alla D. Sabato 28 novembre cognomi dalla E alla O, martedì 1 dicembre cognomi dalla P alla Z. L'ufficio postale di Cereseto pagherà le pensioni invece a tutti nella giornata di domani, mercoledì. E restiamo a Compiano, dove l'amministrazione comunale incentiva chi effettua il compostaggio domestico prevedendo una riduzione della Tari. Per chi fosse interessato ad intraprendere questa pratica ed avere quindi diritto alla riduzione per la Tari dell'anno prossimo, dovrà presentare agli uffici comunali il modulo di adesione entro il 31 dicembre di quest'anno. Le domande che verranno presentate oltre la scadenza di dicembre garantiranno una riduzione Tari, ma solo a partire dal 2022. E Verceto si è già illuminata in previsione del Natale. Queste feste, dice il sindaco, le dedichiamo ai bambini. Verceto si è illuminato a festa. Il periodo storico, certo, non invita i più a vivere serenamente il periodo natalizio in arrivo, ma il sindaco Luigi Lucchi ha voluto fare installare, come sempre, le luminarie in paese in diverse frazioni. Come sindaco ha spiegato, credo che nulla sarà come prima dopo il coronavirus, ma spero meglio, molto meglio. Avremo un nuovo mondo e in questo mondo i bambini saranno importanti. Non voglio togliere a loro i sogni. Natale è Natale e hanno diritto di viverlo anche se, al momento, sono circondati da grandi rancorosi, arrabbiati, paurosi e sviliti. Voglio essere, ha concluso Lucchi, il sindaco dei bambini e anche per questo le luminarie quest'anno sono tante e bellissime. Fai della tua vita un sogno e di un sogno una realtà. Dalla passione per la moda e l'amore per i bambini nasce Dudu, abbigliamento 0-16 anni. Il negozio è piccolo ma accogliente, caldo, come se fosse casa. Un luogo fatto di fiabe dove tutto è animato, colorato al punto giusto, con piccoli dettagli che sanno fare la differenza. Dudu cerca di accogliere e sorprendere con gentilezza tutti i suoi ospiti. La selezione di marchi è ricercata e si distingue dal solito. Passa da prestigiosi marchi internazionali fino al Made in Italy.
Italy di eccellenza, tra i quali Guess, Liu Jo, Fred Mello, Bisou, Please, Dixie, Iros, Pyrex, Scout e le scarpe Two Stars per femmine, maschietti e, perché no, anche per le mamme più fortunate. Essere Lube significa inaugurare 500 negozi dedicati alla cucina. Festeggia con noi il nostro 500° store. Troverete promozioni uniche per un tempo limitato e fidati professionisti per progettare insieme la tua cucina. Ti aspettiamo nei Lube e Creo Store. Mariani Gomme, promozioni pneumatici invernali per tutto il mese di novembre. Ne volete un esempio? Nankang 185-65-15 a 60 euro cada uno, Michelin 82. Un altro esempio? 195-55-16 Nankang 65 cada una e 112 Michelin naturalmente cada uno. Prezzi comprensivi di IVA e montaggio. Mariani Gomme, promozioni invernali. Ho trovato in via Moronera 13 a Bedonia e vi sottolineo per preventivi ulteriori 320 18 14 044. Verifichiamo la qualità dell'acqua destinata al consumo umano secondo gli obblighi del decreto 31 del 2001 e ne analizziamo salubrità e potabilità fino al punto di consegna, concordando con gli enti competenti il piano di autocontrollo. Durante tutto l'anno monitoriamo più di 2000 parametri chimici e microbiologici su oltre 200 campioni d'acqua. Montagna 2000. Nuova energia al territorio. Novità imperdibile alla Nuova Montelli, a Borgo Valditaro. Prodotti secchi, ottimi per fare dolci natalizi, e non solo. E poi tantissime altre novità. Inoltre informiamo la gentile clientela che si effettuano consegne a domicilio in tutto il territorio. Ditta alla Nuova Montelli, a Borgo Taro. Provare per credere. Domani è mercoledì 25 novembre, avremo sereno poco nuvoloso con foschie dense e locali nebbie al mattino e al tramonto. In serata aumento della nuvolosità medio-alta a partire da ovest. Temperature minime stazionarie con valori tra meno 1 e 3 gradi, massime stazionarie in lieve aumento comprese tra 9 e 11 gradi, i venti saranno deboli variabili. La programmazione di RTA si apre alle 20.35 con Arena Giallo-Blu condotta da Francesca De Vincenzi e Roberto Bottarelli, alle 22 TG, alle 22.30 Balla che ti passa, alle 23.30 Arrivediamoli dell'anno 2000. E anche per oggi è tutto, la pagina informativa si chiude qui, grazie come sempre per essere stati in nostra compagnia, torniamo domani 19.35, arrivederci, buona serata.